Appassionati di racing sportivi, bentornati al terzo round delle Nations Cup per quanto riguarda le GT World Series. Come sempre un saluto dal vostro amico Andrea Facchinetti qui nella pista digitale, ma dallo spazio Spaceman al mio fianco Emilio Cozzi. Ciao Emilio, ben ritrovato. Ciao Andrea, ciao a tutti gli appassionati, ci siamo, round 3, lo hai appena detto tu, in pista, attenzione, l'Italia rappresentata dal campione del mondo in carica, Valerio Gallo, detto Funky Gallo, ma con lui Andrea altri 11 fenomeni, pronti a contendersi gli ultimi punti prima della finale mondiale. Intanto insieme a noi gli altri commentatori dall'Inghilterra al Giappone e la Spagna e tutti gli altri che ci raggiungeranno per la finale di Monaco, World Finals dal 24 al 27 novembre per capire chi sarà il campione del mondo Nations Cup e il team Manufacturers Cup. Vediamo i piloti in pista quest'oggi e anche la classifica dei punti. Vediamo in testa con 7 punti il fenomeno Igor Fraga, seguito da un ottimo Kylian Drummond che è stato un po' appannato nel secondo round. Hai ragione. Ma siamo a bordo della Nissan Skyline Super Silhouette Gruppo 5, una vettura che arriva dal passato ma con più di 500 cavalli sotto il cofano. Gomme soft per tutti, 15 giri, 3 per il consumo del carburante e anche delle gomme. Siamo a Deep Forest Raceway, una pista che abbiamo visto anche in Manufacturers Cup, suggestiva, sali e scendi, bellissima, curva 1, curva 14, i due punti dove puoi arrivare a un attacco pulito e sicuro. E se tanto mi dà tanto Andrea, lì di attacchi puliti e sicuri ne vedremo, come magari anche di schermaglie. Abbiamo proprio visto qualche giorno fa nella Manufacturers Cup cosa può succedere in una pista così, direi anche dal punto di vista tecnico, difficile da interpretare bene, Andrea. Dici bene Emilio, perché questa è una pista che in mezzo ai sali e scendi, continui cambi di direzione sinistra-destra molto lenti, però in sostanza abbiamo visto che ha due punti un po' più tranquilli, non per ripeterci, ma tra poco andremo a vedere altri highlights che arrivano dal secondo round che si è disputato qualche settimana fa sul bagnato di Spa-Francorchamps. Un'altra storia, un'altra pista, altre vetture. Ma anche questo è il bello delle GT World Series, cambiare, modularsi a seconda di quali sono i regolamenti. Tutto diverso, tranne una cosa che questi piloti riescono davvero sempre a mettere in scena, cioè l'intensità. Godiamoci questo video per fare un piccolo recap, Andrea, poi partiamo con la gara di oggi. Andiamo!前回のレースでは予選失敗してしまって非常に苦しいレースにはなってしまったんですけれども、ピットに入った時にスリックタイヤと、レインタイヤで悩んだ時にスリックタイヤの方が勝負できると本当にスリックタイヤを選びました。ちょっと正解ではあったんですけど、ペナルティをもらってしまったので、ちょっと残念な部分であったんですけど、それでも4位まで上がることができたのは自分の速さと天候の読みがあったからこそなので自信に持ってます。 The characteristic of the race was really, really special because nobody knew when the rain was going to come down. That race was mental for me. Probably the most insane race I've ever done in my life. I was really lucky with the weather conditions to keep me out while at more with the dry tires. That was the main key of my comeback there. And after what happened in the past races, it was the perfect race for me. It's the win for Angelina Strosa. Well, winning round two means a lot to me because I think that finally I can achieve good result on the whole championship. Being 4 years in a row and competing here, it feels really, really good to finally get a win in each cup. E questi erano i piloti protagonisti del secondo round Nations Cup GT World Series, con Nino Strosa che ha veramente fatto una gara sul bagnato straordinaria, ma il nostro Funky Gallo che ha tirato fuori una prestazione e, come ha detto lui, anche con un po' di fortuna, una fantastica strategia. Ma questa è una storia diversa quest'oggi, perché siamo sul Deep Forest Raceway, abbiamo visto la prima curva in questo momento con McEwen, una delle due che ho più di una volta menzionato per la possibilità di attacco, perché poi arriva tutta questa fase mista di sali e scendi, sinistra e destra, all'interno anche delle piccole gallerie che poi immettono su un altro punto. Adesso andremo in discesa su una curva a sinistra un po' complessa, sembra semplice ma devi dosare bene il gas, perché lì arrivi largo a destra, frenatona, tutto sul cordolo, mordere il cordolo, lasciarla scorrere bene,
vai all'esterno, giù il pedale a fondo, si entra ancora nel tunnel, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra ancora, ma in sostanza un rettilineo velocissimo, teatro dell'attacco con l'effetto scia. La curva 14, là in fondo, un po' in compressione, un po' in discesa, la più lenta del circuito, eccola qui, vediamo come la interpreta McEwen, vediamo le sue mani, se va molto in correzione, in uscita la fa scorrere molto, sembra pulito, è uscito bene McEwen, poi curva un po' in discesa qui a destra, destra-sinistra, si risale e si arriva sul rettilineo che conclude il giro. Vediamo questo giro di qualifica di McEwen, che tempo riesce a fare per avere un riferimento. Una pista, Andrea, che a me piace molto, una pista di fantasia, bene ricordarlo, come tante altre piste di tutta la serie Gran Turismo, che alterna a piste gloriose, appunto abbiamo visto prima nel recap di Round 2 Spa-Francorchamps, una delle mie preferite in assoluto, con piste assolutamente inventate. Intanto Kawakami ha fatto segnare un 1.24.374 e McEwen, che abbiamo visto proprio interpretare tutta la pista, 1.25.264. Francamente, Andrea, non dei tempi eccezionali, direi, almeno quello di McEwen. Infatti già terzo su tre per ora. Vediamo il Samurai cosa strappa con questa vettura che arriva dal 1984, Nissan Skyline Super Silhouette Gruppo 5, una vettura con più di 500 cavalli. Vediamo Funky Gallo, perché i giapponesi al momento hanno la virtuale prima fila, ma il nostro Funky può fare sempre il tempo, è forte in qualifica. Secondo tempo 1.24.404, ma arriva José Serrano, un altro pilota, tutto da scoprire. 2021 ottimo per lui, 2022 ancora da decifrare. È vero, che sono tempo d'accordo, fa ma Serrano? Attenzione! 1.24.240, che tempo! Tempo più decimo! Un decimo praticamente, 3, clamoroso, è 130 forte, millesimi. Serrano sta andando come un missile, non sente la pressione di Coque Lopez, evidentemente vuole tenere alta la bandiera spagnola e lo sta facendo alla grande. Intanto siamo in auto proprio con Inostrosa, grande protagonista del round 2, Andrea, grande protagonista. Sì, vero, ha anche dichiarato di sperare di guidare ancora e battagliare sotto la pioggia perché gli piace molto, questo significa sensibilità. È uscito bene della 14, pulitissimo, è il guerriero Inostrosa, sta molto stretto per percorrere meno metri perché il cronometro dice tutto. Vediamo il tempo di Inostrosa, non buono 1.24.576, ma arriva Baptiste Beauvoir. Grande Baptiste Beauvoir, perché alterna le prestazioni, non c'è. 1.24, un po' anche lui, un po' in affanno. È vero. Luca vediamo Sponelli. Bonelli che sta facendo un'annata davvero all'altezza delle premesse, Andrea, perché si era presentato in tutto quest'anno con gli occhi addosso e anche se non sempre all'altezza, però mi ha praticamente confermato dal vivo. 1.24 altissimo anche per Bonelli. Arriva Ryota Kokobun che abbiamo visto, eccolo lì 1.24.367. Arriva Kylian Drummond, deve fare tanti punti anche lui perché là in alto è colui che in National Cup sta andando a contendere momentaneamente con Fraga. Attenzione dietro, appena a dietro Valerio, appena sì, dietro a Valerio di 52 millesimi. Attenzione al pilota francese e vediamo arriva adesso fenomeno. Uno che non ha bisogno di presentazioni, Igor Fraga. Vediamo che tempo fa Igor. Oh, malissimo Fraga. Ottava casella per lui. Sta cambiando tutto questo mondiale, tutto. Sta cambiando. Bravo, sia Manufacturer's Cup, sia National Cup, ovvero come dominio non c'è nessuno che ti dà la sicurezza di avere messo le mani sul trofeo. Abbiamo tra l'altro, guardate quella finestrella brasiliana, ottavo, nono e decimo, Carrazza, Bonelli e Fraga. Abbiamo un Fraga che sta dominando a livello di punteggio solo la classifica, a livello numerico, però poi lo vedi arrivare qua e staccare l'ottavo tempo. È vero che la gara è ancora da fare. Drummond clamoroso fino a qui, arriva quinto. Per Valerio Gallo, Andrea, una grande possibilità. È un ottimo quarto posto quello di Funky Gallo, che abbiamo visto nel secondo round Nations Cup arrivare in seconda posizione e mettere due punticini in tasca che comunque fanno morale, perché il campione del mondo, a mio modesto parere, ha bisogno di avere conferme. Attenzione, perché con questa grafica ci viene ricordato che potete votare Michelin Driver of the Day tramite i canali social di Gran Turismo e in più avere anche la vostra opinione di chi sarà
il campione del mondo tramite la home page di Gran Turismo e accaparrandoti anche dei punti in gioco. Ma andiamo. Eccola qui, la finale sta per iniziare, Nations Cup 2022 GT World Series. Siamo qui con la griglia di partenza che vede la bandiera spagnola lì in pole position con un Serrano, grande Serrano, veramente eccezionale. Tallonato in seconda posizione, prima fila per Mazinga Ryota Kokubun, terza posizione per Kawakami, c'è sempre Funky Gallo in quarta posizione, vai, campione Valerio, del mondo. Vai Valerio! In quinta posizione con Kylian Drumont, il giovane francese, sesta per Tomoaki Yamanaka, il samurai, settima il guerriero in Ostroza, ottava, solo ottava, il fenomeno Igor Fraga, nona Adriano Carrazza, sempre dal Brasile, decima Lucas Bonelli, anche lui sempre dal Brasile, e poi abbiamo undicesima solamente Baptiste Bouvois, dodicesima McEwen. Andrea, piccola premessa, non ci vuole certo un genio per prevederlo, vedremo una gara clamorosa perché questa pista, soprattutto nei due punti, la prima curva e la quattordicesima, dopo peraltro un rettilineo gigantesco che passa sotto, attraverso tunnel, quindi dà anche problemi di visibilità, vedremo una gara clamorosa perché gli ordini in pista sono un po' scombinati rispetto alle aspettative. Andrea, che gara vedremo? Andrea, che gara vedremo? Eh sì, quelli che hanno più punti al momento in classifica non partono lì davanti. Esatto. E questo è un po' quello che abbiamo visto anche con la Manufacturer's Cup. Sta cambiando forma. Siamo in un momento, al terzo round, prima di arrivare alle finali di Monaco di fine novembre, dove ci sono punti in palio da spartire. Si sta un po' livellando il tutto, da quello che sembra. Poi magari sembra, il risultato finale potrebbe contraddirlo. E saranno punti importanti, ragazzi. 3 punti al primo, 2 punti al secondo, 1 punto al terzo. È tutto aperto perché a Monte Carlo i punti saranno pesanti. Ma ci siamo, Andre! Andiamo, partiti! Siamo partiti con Serrano che apre le danze in curva 1 con la Nissan Skyline Super Silhouette Gruppo 5, una vettura del 1984 veramente poderosa e potente, che è arrivata sul Gran Turismo 7 proprio da poco tempo disponibile e che viene sfoggiata da questi fior di piloti, da questi campionissimi come pochi altri sanno fare. Vediamo nella fase mista che riesce a ricucire qualche metro visivamente. Siamo a bordo di Ryota Kokubun, vediamo che Serrano è lì, è ancora lì vicino, non riesce a scappare, ma di certo le linee che può tirare l'iberico sono più pulite perché non hai i riferimenti davanti che possono confonderti in fase di staccata. Vediamo Serrano che esce bene, sfrutta tantissimo lo spazio in uscita di curva. Kokubun sta tenendo in questo momento, c'è più di un secondo di distacco di Kawakami, mentre c'è Gallo negli scarichi di Kawakami. Esatto, c'è Gallo che balla, vedete adesso tra 5 decimi e 7 decimi sostanzialmente il suo ritardo rispetto al giapponese Kawakami, il secondo giapponese tra i primi tre, l'altro è Kokubun che sta tallonando, però pochi attimi fa il suo ritardo era di mezzo secondo, adesso è di 8 decimi e sostanzialmente sono tutti esattamente come sono partiti, tranne un distacco di un secondo abbondante fra Tomoaki Yamanaka, il samurai, e Kylian Drumont, che invece tiene il passo del nostro Valerio Gallo, che tutto parla. Ancora da impostare. Andrea, Valerio Gallo che parla tra sé e sé, sta parlando con se stesso, incredibile. Che cosa si dirà? Spero che stia parlando con se stesso. Attenzione, il Nostrosa ci prova subito, eccolo qui proprio su Yamanaka che sembrava aver perso. Perfetto, pulito, interno, un sorpasso perfetto, senza sbavature. Il Nostrosa che rispetto al Manufacturer's Cup proprio in queste curve un po' più pulito, ma attenzione, Carrazza si è attaccato a Igor Fraga e a sua volta è tallonato sia da Bonelli che da Bouvois. Eccolo qua, siamo in auto proprio con Bonelli, mentre i suoi due connazionali sono lì uno dietro l'altro. Un derby carioca, Emilio, questo. Verde-oro con i piloti brasiliani che sicuramente vogliono ben figurare perché a livello mondiale
Con la stessa bandiera io voglio stare davanti, Emilio. Certo. Intanto faccio notare che il distacco di 6 decimi, forse 5, tra Valerio Gallo e Kawakami si è ridotto a 3, per cui vuol dire che Valerio Gallo sta bussando alla porta del Giappone lì davanti e vorrebbe entrare. 2 decimi adesso, la regia passerà, ma anche Kokobun è attaccato. Eccoli qua, guarda che inquadratura, vicinissimi, Andrea. Vicinissimi, 5 piloti, molto vicini. Forse l'unico ad avere qualche metro in più è proprio Serrano lì davanti. È riuscito a scappare un po' dalla morsa, adesso a 6 decimi, mezzo secondo, Kokobun, ma siamo con Funky che prova, li scarichi, ci prova. È suo l'interno, perché lì davanti Kawakami sta largo, gli ha offerto un pasticcino eccezionale, dietro Funky Gallo, il pasticcino gli piace a Funky Gallo, lo vuole prendere, arriva un po' largo Kawakami, nulla di fatto, strana la mossa di Kawakami, indecifrabile. Sì, è come se fosse gli avesse concesso l'interno per poi andare di propulsore. È uscito con un grande grip Kawakami, nonostante fosse all'esterno, e ha rimesso al suo posto Valerio Gallo, campione del mondo, qui inquadrato, che in questo momento guarda, purtroppo per lui, solo la targa del giapponese lì davanti. Sai che forse Valerio, secondo me, non ha osato troppo. Test, dici, perché, una prova. Probabilmente è andato pulito, aveva pronto il sorpasso, poteva arrivare anche un po' più al corpo a corpo, ma ha evitato. Attenzione al specchietto retrovisore. Attenzione a Drumont, bravo, eccolo lì che ci prova, lo vedete sulla destra. Drumont attaccatissimo al nostro Funky Gallo, vediamo la livrea francese, quindi anche questo è un pilota da tenere. Valerio Gallo deve tenere d'occhio, eccolo qua inquadrato, ricordino in basso per il giovane pilota francese che di talento ne ha tantissimo. Intanto vedete, lì è un po' staccato anche visivamente, infatti ha 2 secondi 8 il suo distacco. Yamanaka, Andrea, che secondo me è un po' in crisi e sta facendo da tappo, perché il distacco adesso addirittura di 3 secondi e 2, ci sono 2 grupponi, praticamente i primi 5 in un francobollo e poi gli altri 7 attaccati tutti tra ancora loro. Ancora Gallo! Attenzione, Gallo, ci prova, Gallo! Un sorpasso è riuscito, aveva provato il giro precedente, non può nulla Kawakami. Funky Gallo ha messo subito la sua Nissan al posto giusto e si scrolla di dosso anche la morsa, l'attacco eventuale di Drumont. Che cosa ha fatto Funky in un veramente in un imbuto, è andato a buttarsi proprio nel mezzo e per ora sembra, guarda, lo vedi anche fisicamente, sembra che si stia allontanando Valerio, e intanto partiva quarto ed è lì tra i primi 3, avanti tutta Valerio, così avanti tutta. Emilio, facevi notare che Inostroza è il primo degli inseguitori a oltre 2 secondi, ma ben sappiamo che questi 5 piloti qui, questo gruppetto, si iniziano a duellare, permettono il rientro proprio, certo, degli seguitori, per cui ancora da leggere. 4 giri su 15 qui a Deep Forest, curva 14 la più lenta, effetto scia, da queste inquadrature non capiamo, non c'è ancora la possibilità per Drumont di attaccare un Kawakami che nel giro precedente ha visto Funky Gallo arrivare a inserire e non ha potuto nulla nel secondo attacco. Sì, era difeso, esatto, molto bene nel primo attacco, Andrea, hai ragione tu, salvo poi vedersi rifare la stessa manovra da Funky Gallo, che come avevi detto è come se la prima volta avesse preso le misure, la seconda volta non ha perdonato. E al tempo stesso Kawakami non è stato lesto nel leggere. Attenzione, perché adesso ci prova anche Drumont. Scusami Andre, stavi parlando, ma ho visto. Attenzione! No, no. Gallo ancora, profitta su Kokobun. Un'incertezza di Kokobun dentro Gallo. Festeggia, alza il pugno, avete attenzione, visto? In questo momento anche Kokobun deve subire l'eventuale Kokobun attacco di Kawakami. Si può riavvicinare, vediamo Inostroza. 3 secondi, ancora lontano. È lontano. Bagara. Infatti prima parlavo di Yamanaka dicendo che stava facendo da tappo, forse era Inostroza e ho clamorosamente sbagliato io, ma mi sembra evidente che ci sia un secondo gruppo che fatica a stare dietro, anche se hanno già ripreso. Drumont! 3 decimi. Drumont dentro su Kawakami, ma tutta la percorrenza, arrivano appaiati, deve ancora mettersi in coda per prendere la scia. Un Drumont che sembra, a differenza di Gallo, guardalo, non ha avuto lo spunto per riuscire. Vediamo che visivamente come è scappato Gallo. Sì, Gallo è là, attenzione, secondo, e adesso è 7 decimi, ballano tra i 7 e gli 8, lo vedete da Serrano, e io credo che Gallo abbia in testa un'idea molto precisa, non vuole stare dietro lo spagnolo, anche se c'è un Serrano, lo sappiamo, che riesce a fare il suo ritmo, e quando impone il suo ritmo è davvero molto costante, Andrea. C'è da dire che Serrano non ha una scia davanti, vero, e quindi sotto il secondo si innesca sempre. Drumont su Kawakami,
Vediamo, ci protegge. Qui, ma Kawakami qui, va sempre all'esterno destro. Non capisco questa mossa di Kawakami. Non la capisco. E non può nulla. Ha subito con Gallo e subisce anche il Kondrumon. La stessa cosa. Indecifrabile, stessa cosa. Kawakami, incomprensibile. Cosa. Secondo me, evidentemente, ha paura di prenderla interna, quella curva che è molto stretta, sembra quasi un tornantino, però non capisco, è stato infilato tre volte alla stessa maniera, la prima volta si è difeso, la seconda è stato passato da Gallo e la terza è stato passato da Drumon, che adesso è lì davanti al quarto posto. Andrea. Non me ne voglia il buon Kawakami, ma quattro in difesa. Sì, 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 per ora sì, è vero, hai ragione. Intanto, siamo in auto con Ryota Kokobun, il grande Mazinga, che vede lì davanti Gallo e non gli piace, vorrebbe contendergli la posizione. Attenzione a Kokobun, Andrea, perché l'abbiamo visto anche in Manufacturers Cup ed è davvero in palla in questo molto periodo. Molto vicino, sotto i due decimi. In questo momento vediamo se riesce a prendere, dove si sposta Valerio, se va a proteggersi, ma non riesce in staccata, non ha ancora quello spunto. Ottimo Valerio. Ha capito, senza doversi togliere dalla scia, che non avrebbe potuto fare un attacco pulito Kokobun. Quindi occhi sul specchietto retrovisore anche per il nostro Funky Gallo. Siamo su Kawakami, che ha subito poc'anzi il sorpasso da Kilian Drumont, perché stava all'esterno, invece sta all'interno Drumont. È questo prova, che doveva fare Kawakami. Vediamo se ci prova adesso. Ma Kawakami, questa è la difesa, in curva 1. Sì, adesso vediamo. È la situazione opposta. Incredibile Kawakami, 4 in difesa. Ma 8 in attacco. 8 in attacco. L'ha superato all'esterno. Ancora prima di impostare la curva all'esterno. E poi in uscita curva gli si è messo davanti. Davvero clamorosamente insufficiente in difesa, clamorosamente eccellente in attacco. Veramente. Mamma mia. Bravo Kawakami. Però questi scambi di duelli, di, diciamo così, lotte fra questi piloti, hanno creato un solco dai primi due che stanno scappando. Solco che invece sta progressivamente riducendo Gallo, nonostante abbia Kokobun praticamente attaccato al paraurti posteriore, perché vedi, è mezzo secondo, aveva 9 decimi di distacco da Serrano, problema, è sotto il mezzo secondo. Il problema è Kokobun, certo, ce l'ha attaccato, che è veramente attaccato, ma la regia indugia ancora su Kawakami e Drumont. Perché non ma è là, finita, là non le è finita che contano. Vediamo se Kokobun non può nulla, anche in questo giro numero 7, non può provare l'attacco. Gallo è arrivato negli scarichi di Serrano. È pronto un duello fra tre piloti straordinari, eccezionali. Eccoli dalla Spagna, Eusebio Serrano. Qua. In prima posizione, in seconda posizione dall'Italia il campione del mondo. Funky Gallo, Valerio Gallo. In terza posizione. Ci prova, dal Giappone, ci prova, Mazinga. Ci prova. Vediamo che si protegge un po' all'interno. Vediamo Serrano cerca di chiudere, al contrario di quello che ha fatto Kokobun. Attenzione a Kokobun che si è attaccato. Kawakami, sono tre praticamente in 20 metri, li vedete, siamo in auto proprio con Ryota Kokobun, sono attaccati. Qui chi sbaglia la paga cara, lo ricordiamo, queste tre sono le posizioni che determinano punti in classifica pesanti. Valerio Gallo, grande protagonista del round 2, aiutato anche dalla pioggia e da una perfetta strategia di gara Andrea, adesso vuole fare vedere che il campione del mondo, fino a prova contraria, e fino a Monte Carlo sarà ancora lui, poi a Monte Carlo si deciderà, ma Valerio è qui che sta contendendosi questa seconda posizione. Andrea, mi sembra di vedere un Valerio che nella seconda parte del campionato abbia resettato un po' il mindset. Bravo, hai ragione, dove all'inizio forse in se stesso sentiva un po' di pressione per il campione del mondo, bravo, di dover bravo confermare. Serrano ci prova. Serrano che si protegge, come si è smarcato sul lato sinistro, guarda, percepisce Funky Gallo, va in appoggio, guarda quanto Kokobun. Kokobun percepisce Valerio, attenzione perché qui è prontissimo l'attacco, è molto molto vicino Valerio, molto vicino Funky Gallo negli scarichi, va all'esterno, prova un incrocio, dove va Serrano, se cade nell'altranello, si sposta a sinistra, si sposta a destra, è molto più veloce, sono appaiati, dove adesso va Kokobun all'esterno, Kokobun all'esterno, cosa incredibile, cosa stiamo vedendo, se riesce all'esterno a passare Kokobun, è il sorpasso dell'anno, se Kokobun riesce il sorpasso dell'anno, va largo, nulla di fatto, incredibile, intanto hanno giustamente riguadagnato, Drumont. Eccoli qua, Drumont è tornato, ma con lui c'è anche Kawakami, si sono ricompattati, terza posizione Drumont, approfitta subito il francesino. Si sono ricompattati, sono in 5 praticamente con due giapponesi nel gruppo al comando. Qui chi sbaglia veramente vede i sorci verdi. È pericolosissima questa situazione, è pericolosissima in questa pista, perché in quei due punti davvero Andrea
basta un non nulla per fare il patatrac, Emilio, Andrea. Se fosse riuscito a completare il suo passo Kokkonen all'esterno, cosa su un Serrano cosa e Gallo, sarebbe stato il sorpasso del 2022. Non gli è riuscito, però troppo visionario anche per Mazinga. Però ci ha provato. Che meraviglia, tentativo. Attenzione, Serrano, attenzione deve Serrano. Deve resistere, Gallo all'esterno. Attenzione, oh, c'è un track limit per tutti. Attenzione, non è mai successo in la curva 9. Tutti hanno tagliato. Oh, attenzione a Drumont, che è tornato cattivissimo il francese. Sono attaccati adesso lui, attenzione, Gallo e Serrano. Si spostano a sinistra, prende ancora un po' di scia. Facchi Gallo prova ad andare all'esterno. Sono appaiati, a qualche metro in più Gallo, a qualche metro in più Fanchi, ma all'interno resiste ancora, incrocio, ne approfitta Drumont, forse incrocia qua, ma Serrano, che difesa Serrano, cosa col campione del mondo, Serrano, bravo, esatto. Fanchi, bravo Serrano, che gara ci stanno facendo vedere questi cinque davanti, perché sono anche Kokkonen e Kawakami che sono lì attaccati, ma non si vedono perché siamo in auto con Kylian Drumont. Hai sentito che pronuncia francese? Eccezionale, eccezionale. Come la guida di questi cinque? Che gara qui a Deep Forest, Andrea? Sì, bellissimo. Questo, siamo a 10 giri e c'è ancora tutto da scrivere. Tutti appaiati, tutti vicinissimi. C'è da vedere in Ostrosa, in casella numero 6, che con queste bagarre dei piloti che lo precedono può aver colmato il gap. Nel giro precedente ho visto che aveva ridotto di un secondo il distacco. Gallo cerca un pertugio. Cerca un pertugio. Prova a non lavorare più di scia, esatto, ma provare una linea diversa. Sta all'interno, ma vediamo se resiste ancora. Staccata, pulitissimi. Prova un incrocio, Drumont sporco, dentro. Va sullo sporco, Drumont Gallo. Drumont dentro, prova. Gomito Mamma a gomito, mia, i due. Guarda dietro i giapponesi. Kawakami e Kokkonen sono attaccati. Ce la fa resistere, Gallo su Drumont. Cosa stiamo bravissimo. Guardando? Che livello, che pulizia, che azzardi. 50 che talento. 50 centimetri di distacco. A velocità inaudite fra i due piloti, tutti aperti. Attenzione a Gallo, che forse ce l'ha fatta. Gallo! No, resiste ancora Serrano, ancora resiste. Che difese Serrano! Che pericolo, ragazzi, qui basta un tocco sul posteriore per perdere l'autovettura. Mamma mia, cosa stanno facendo Gallo vedere. Sta parlando, Emilio, Gallo sta parlando con se stesso. Sì, assolutamente, forse una tecnica per tenersi forse concentrato. Forse un tifoso invisibile. Vai a sapere cos'è. La certezza è che stanno guidando tutti e cinque, Andrea, compreso Serrano che è lì dall'inizio e sta tenendo botta a questi piranha desiderosi di sangue dentro di lui, li sta tenendo a bada da 11 giri. Mamma mia! Ma Serrano vi sta stupendo in difesa. Che Serrano! Veramente straordinario questo pilota. A volte si spegne da solo, come tanti altri. Gli manca un filo di consistency. Attenzione a Drumont, che 5. Mi sembra stia tentando su Valerio. 5 all'esterno, Valerio può proteggersi. Adesso all'interno, Serrano ha ulteriormente ancora una volta chiuso la porta. Non si passa da lì. Kokkonen va in appoggio dietro, ma c'è anche Kawakami. E niente, è incommentabile. Tante sono le azioni della stessa inquadratura, Andrea. Il nostro un secondo e mezzo, era 3 secondi. Era 3 secondi e passa. Sta arrivando anche il Guerrero, attenzione. Malissimo Carrazza Fraga Brunelli. Attenzione a Drumont che si butta fuori all'esterno. Per farsi vedere. Stanno tentando le tutte. 3 per una curva. Cosa fa? In 3 per una curva. Chi passa? Ancora Serrano. Si difende benissimo. Appaiati Drumont e Fanchi Gallo. Chi passa? Chi passa all'esterno? Passa all'esterno. Alza un po' il pedale. Che sorpasso di Drumont ai danni di Gallo. Che sorpasso di Kylian Drumont. Mamma mia! È stato bravo anche Valerio Gallo, perché lì mangano. Il Manufacturer's Cup ha tenuto giù il pedale. Sì, è arrivato in contatto toccato, esatto, con Serrano. E si è girato, hai ragione. Però che sorpasso di Drumont. Intanto, comunque, Serrano là davanti sta facendo da 12 giri una gara, Andrea. Mi tocca dirlo. Perfetta. Perfetta per ora. Non era Serrano, ma era Romero. Era Romero con Mangano, hai ragione. Esatto. Hai ragione. Vediamo, in questo momento siamo a bordo di Kokkonen, che non sembra avere ancora la piena scia. Drumont punta,
punta Serrano Drumont. Attenzione che Gallo ci riprova. Qua ragazzi, chi sbaglia? Oh, in appoggio. Mi è sembrato esatto un appoggio di Kokobun. Nulla di fatto, grazie al cielo, con il posteriore di Gallo. Serrano sembra, non finiamo i tempi in questo momento in sovrapposizione, ma sembra essersi scavato qualche millesimo di vantaggio. Gallo ci prova, Andrea. Gallo ci riprova. È lontano Kokobun, è molto lontano. Si protegge all'interno, come ha smarcato Drumont, ma ha capito Gallo tutto. Ci prova. Gallo in mezzo a due, chi passa? Non abbiamo capito, dall'immagine non si vedeva bene. Gallo secondo, l'ha passato, mamma mia, non abbiamo capito non come, abbiamo non abbiamo capito come, ma Gallo ha ripassato Drumont. Si è infilato, che gara! Si è infilato fra Serrano e Drumont, ha visto un pertugio e ha inserito la sua Nissan Skyline Super Silhouette dell'84. Che Emilio, freddezza. Non sembra che sia passato così tanto tempo da questa meravigliosa vettura. Bellissima, bellissima, potentissima, lo ricordavi tu a inizio telecronaca, è davvero potente. Guarda Serrano, visivamente sembra che vada via, ma in realtà poi viene ripreso. Sono praticamente tutti equidistanti, Andrea. Hanno pochissimi metri uno dall'altro. In Ostrosa è arrivato in Ostrosa, era 3 secondi. Sì. È lì a chiudere questo sestetto di piloti incredibili. Gallo su Serrano, molto veloce, arriva prima. Veloce, c'è la curva numero 14, all'interno, si protegge all'interno Serrano, si deve proteggere Serrano, attenzione là dietro i giapponesi che hanno portato all'esterno Drumont con tanto mestiere, sono in 4 in linea. Vediamo Gallo che fa Gallo, una linea, ne prova un'altra, diversa. Le sta provando tutte, perché davvero Serrano ha ribattuto scontro ogni colpo, un contraccolpo, ma adesso ci attenzione. Prova qui sul rettilineo, forse la volta buona, forse la volta buona. Il campione del mondo va all'esterno, proverà un incrocio, Serrano è andato molto ancora. Largo qua dietro, colpi ma proibiti, sembra. Hanno perso un po' di contatto, sì, beh, ne può guadagnare Nostrosa, eh, che in questo momento è in quarta casella, era lontanissimo Nostrosa, è lì con loro. Drumont tiene botta, ma qui davvero basta un minimo errore, una minima distrazione per finire in coda a questo gruppetto. Penultimo giro, fuori dalla zona punti. Penultimo giro in 6, tutti lì attaccati, incredibile. Andrea, malissimo i brasiliani. Malissimo i brasiliani, Fraga, 9, 0 punti in questo momento. Carrazza, 11esimo Andrea, Bonelli 8º. Beauvoir 7º, anche Beauvoir, secondo me da Kawakami in poi diciamo così che hanno girato con un numero giri diverso. Kawakami però devo dire che è il pilota, il giapponese, che ha sempre un po' pagato il confronto a distanza con Ryota Kokobun, con Yamanaka, eppure qui è sempre lì. Attenzione Nostrosa, è arrivato lungo Nostrosa, non ha colpito nessuno, ma non è riuscito a chiudere al punto di corda la sua Nissan. È sembrato lì Nostrosa dei primi 6 giri della Manufacturer's Cup, molto nervoso, entrare un po' lungo, pericoloso anche. Non è il suo circuito. Non è il suo circuito. Intanto Gallo, notavo che è quello con le ruote messe meglio, ma sembrava, no, non sembrava niente. Ultimo giro. Lo ha ripreso. Inizia l'ultimo giro, Andrea. Vediamo come si difende, arriva un po' in appoggio. Sta tentando un incrocio, ma prova davvero tutte. Serrano esce benissimo dalla curva 14. È là nel riquadrino in basso Serrano. Dalla 1 e dalla 14 esce benissimo. Emilio, maschera una tranquillità. Serrano sta facendo una difesa da manuale. Intanto in Ostrosa, che al giro 10 aveva 3 secondi di ritardo, è lì in terza posizione e Drumont è addirittura in quinta. Mamma mia, intanto Gallo sbaciucchia la parte posteriore della bellissima autovettura di Serrano, ma non riesce da 5 giri a mettergli davanti. Andrea, questa è l'ultima occasione, perché in fondo, prima di arrivare alla frenatona, Serrano deve tentare di resistere al nostro Funky Gallo, il campione del mondo 2021. Le prova tutte Funky Gallo, ultima possibilità, si porta un po' all'interno, va un po' all'esterno, arriva anche Nostrosa, ora Gallo cerca di difendersi, dai Nostrosa, perde un po' di contatto, resiste Serrano, ma mi sembra che non ci sia la possibilità più per nessuno per poter cambiare le posizioni. Un Serrano incredibile, mia, che un Valerio gara. Eccezionale, ma Serrano resiste come un Tyrannosaurus Rex. Che Serrano! Che Serrano! Serrano clamoroso, Gallo davanti a Nostrosa, che lo ricordiamo 3 giri fa aveva 3 secondi di
qualche metro, Andrea, avevano la macchina metà sovrapposta. Che gara abbiamo visto, Andrea, una delle più belle quest'anno della Nations Cup. Assolutamente sì, è tornato Frankie Gallo, gara da campione del mondo. Vero, verissimo. Bravo Valerio. Verissimo. È vero, non è arrivata la vittoria, intanto altri due punticini altri due in tasca, bravo. Altri due, ma oggi Serrano in difesa con quella pole position si merita veramente gli elogi da parte di tutti. Che difesa, Andrea, che difficile. Serrano è stato davanti tutta la gara, ma per almeno 10 giri su 15 è stato attaccato da chiunque e non ha sbagliato. Non qualunque. Sì, esatto, da uno che l'anno scorso ha vinto tutto, Valerio Gallo, eccolo qua. Guerrero, anche Nino Strosa, assolutamente terza posizione. Sì, era a metà gara, non esisteva, grande anche Nino Strosa. Seconda lui. Posizione per il nostro Frankie Gallo, grandissima. Complimenti, gara. Complimenti Valerio. Grandissima gara, l'abbiamo visto dalle immagini. Bravo, bravo, okay, Valerio. Blow mind, veramente. Ok, il sorriso ci fa piacere perché stempera sicuramente il volto che aveva sulla linea del traguardo. Sapeva di poter vincere, ma oggi questo pilota se lo merita perché ha fatto la pole position. Via cappello, ragazzi. Ha fatto Jose Serrano 15 giri in apnea. Clamoroso. In difesa. Bravo, clamoroso. Jose Serrano. Bravo. Clamoroso, adesso lo sentiremo in un'intervista fra pochi secondi. Mamma mia. E malissimo Drumont è sprofondato un po' indietro, ma sentiamo Serrano. Sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque esta victoria sabéis muy bien porque necesitaba acercarme a los primeros puestos. Sta dicendo che aveva bisogno di questa vittoria per avvicinarsi ai primi posti. E quindi questo è il significato della vittoria, quindi avvicinarsi. E beh, lo ricordiamo, questi punti compongono la tua classifica, il tuo bottino alle finalissime. Il rebuffo si notava moltissimo in questa combinazione. Si notava tantissimo l'effetto scia in questa gara. Lo impossibile, però al finale ho conseguito difendermi bene. Bastante aggressivo, la verità, però è stato un po' aggressivo anche in fase di difesa, ma non poteva fare altrimenti, non riusciva a scappare. Ma grande fair play ha fatto notare, ed è vero, è stata una gara combattutissima, ma da grandi campioni, pulitissimi tutti. Devo dire invece, nell'ultimo giro e mezzo, dalla terza posizione alla sesta, qualche contatto di troppo c'è stato in curva 14. Un sì. Tocco fra quattro dove si sono sì, lì, secondo me lì Drumont lì è successo qualcosa Drumont, però non è stata rilevata alcune regolarità per cui nada eccolo qua sta parlando in Monaco a darlo di Monaco, poi Andrea. E speriamo ci siamo, ci siamo quasi parla di essere campione del mondo, cioè di andare a Monaco per tentare di diventare campione del mondo. Ci crede? Beh, ci sta, dopo una vittoria prima di arrivare a Monaco. Vediamo i punti, rimane Igor Fraga con grande fortuna dopo una gara che l'ha visto in totale difficoltà. Vero. A 7 punti leader, secondo anche Drumont che non ha preso punti, sempre con 6. Per l'Italia, Frankie Gallo con 4. Con 4, quattro con punti. 4 punti, è lì che se la gioca, è lì e che quindi, se la gioca. Ragazzi, ci siamo quasi, manca l'ultimo capitolo, il più importante, Andrea. Dobbiamo salutare tutti gli appassionati di racing e gli sportivi perché ci vedremo a fine novembre per le finali mondiali GT World Series, Manufacturers Cup, Nations Cup. Emilio, a presto perché la finale mondiale arriva. Ci vediamo a Monte Carlo, ragazzi, che vinca il migliore. Ciao.